Hi people of YouTube, welcome to a new episode of L'Era Glaciale 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Questo gioco me l'avete chiesto in tanti e come per molti altri giochi di questa serie ho un ricordo anche legato a questo gioco, gioco che non ho mai finito per l'appunto legato a questo ricordo. All'arcano tempo in cui ancora esistevano i blockbuster, io noleggiai per una settimana questo gioco. Ad oggi probabilmente un gioco del genere in una settimana, ma anche meno, lo finirei. Ma al tempo, ovviamente, da bambino, scuola, compiti, catechismo, mille altre cose non ti permettevano ovviamente di giocare per intero un gioco del genere. E quindi appunto in quella settimana di noleggio non l'ho mai finito. Ecco perché oggi rimedieremo questo errore. Selezioniamo il primo slot e ricominciamo questo gioco assieme. Non so se ci siano scene del film e se probabilmente ci sono avrò già editato la mia faccia. Però onesto, io dopo il secondo film non li ho ancora visti gli altri dell'Era Glaciale. So per certo che molti si sono lamentati del quinto e probabilmente alcuni anche del quarto. Poverino, però l'animazione è bella. Così potrai far colpo sulle pupe? E come? Mettendo a repentaglio la tua vita? No, le conquisterò con la mia scivolata sul ghiaccio. Non voglio morire triste e solo come te. Credo sia davvero improbabile che ciò accada se fai un giro sulle visceratube. No. Certo che no. Morirai lentamente tra pene atroci. Il doppiatore di Manny, non mi ricordo adesso i nomi con precisione, ma è lo stesso che c'è anche tipo nel gioco della Bibbia, il presentatore se non sbaglio. Ok, ok, ma sono ore che stiamo cercando il parco acquatico. Pensavo sapessi dove stiamo andando. Lo so. Forse. Vedi quei cartelli? Se ti avvicini e premi il tasto azione, riceverai un suggerimento su... Riceverai! Avanti, andiamo! Ok, vi raggiungerò. Così, tutto un po' randomico. Che bella una ghianda. Dunque, posso già dirlo dalla qualità del modello che c'è veramente tanto, tanto di positivo. Allora, con quadrato attacchiamo, con X saltiamo doppio, con cerchio non facciamo nulla, con triangolo non facciamo nulla, con R1 miriamo, con L1 sniffiamo, R2 niente, L2 niente e abbiamo anche dei sassi, quindi immagino che i sassi serviranno da lanciarli con appunto R1. La velocità non è grandiosa, nel senso lui non è che si muove velocissimo, però mi chiedo se questo gioco abbia un sistema di livelli o se letteralmente dove vado trovo qualsiasi cosa. E visceratura. Ok, grazie. Avviciniamoci al cartello. Questi cartelli ti guideranno. Leggili per ricevere aiuti e informazioni. Puoi trovare dei consigli anche sul menu della pausa. Scopri nuove aree infilandoti nelle buche uscita. Ah, ogni volta vado avanti con nuovi consigli, ok. Cos'è un buco uscita? Oh! Ma quella allora non è la mia... Ah, io pensavo che era la mia energia. Che belle! Oh, ma anche le animazioni su ghiaccio sono stupende. Oh, cavolo, pensavo davvero peggio. Io avevo un ricordo molto vecchio di questo gioco. E, oh, buongiorno, ippopotamo preistorico. Ovviamente non lo possiamo svegliare. Letteralmente non posso farci niente. È qua addormentato per nessuna apparente ragione. Sento un sacco di rumori, ma non capisco da dove arrivino. Più che altro io posso guardare in alto. Sì, se miriamo possiamo guardare in alto. E come facciamo a ricaricare l'energia che utilizziamo per l'attacco, per esempio? E soprattutto, le ghiande verdi quanti punti ci danno? 5 punti, perfetto. Cosa hai da dirmi? Raggiungi piattaforme? Ok, grazie. Il consiglio più base di una storia del videogioco. Però, sempre ben accetto. Va bene, io intanto avanzo. Poi vediamo dove finiamo. Tanto il consiglio più utile è segui le ghiande. Se segui le ghiande, proseguirai nel punto giusto dove devi andare. Ma io come la ricarico l'energia? È una domanda legit. Ora come ora. Ok, ricevere 100 ghiande non ci cambia nulla. Non abbiamo vita o altro. Quindi alcune ghiande, ovvero tipo quella dorata. Ok, se guardiamo l'icona in alto,
e sniffiamo, possiamo seguire le ghiande dorate. Le ghiande dorate, che quanti punti ci daranno? A quanto è contento. Ma poverino. Oh no, la mia ghianda, cacchio, cacchio, cacchio. Poverino. Ma guarda un po', chissà chi è che è rimasto congelato. Posso nuotare? Muoviti con la levetta sinistra. Premi triangolo per immergerti, quindi X per nuotare in avanti, ok? Se ti immergi l'ossigeno calerà, perfetto. Se resti corto di ossigeno la tua salute peggiorerà. Ottimo, grazie. Oh, ma tutte le animazioni sono... Oh, calmo, calmo, torna su, torna su. Tutte le animazioni sono veramente incredibili. Ammetto che non pensavo... Non pensavo fosse fatto così veramente bene. Allora, c'ha ovviamente dei limiti, posso dire, per esempio, adesso che siamo in acqua. Vedete questa striscia che c'è in mezzo? Probabilmente è dato dall'emulatore, ovviamente, questa cosa. E io non sento la ghianda, peccato. Va bene, vediamo cosa c'è da questa parte. Cos'è? La miseria, 20 punti in una botta sola, tanta roba, complimenti. Quanto è bello poter visionare zone così, mi piace esplorare in questi giochi, o meglio, mi piace esplorare nei giochi in generale, quando sono fatti bene ovviamente. Dov'è? Non vedo, se scendi ancora un po', ecco, grazie. Perfetto, continuiamo l'esplorazione, vediamo cosa troviamo. Qui abbiamo un rapace gigante. Penso che cadere di sotto non sia una buona scelta, forse, sai? Shh, attenzione! Vedi quell'uccello? Uno sì? Posso come me deve tenerlo ben d'occhio. Un solo passo falso e zac, mi porta via per cena. Duh! Non sei un opossum però, sorella, mi dispiace dirtelo. Ti ho rovinato il sogno, lo so, lo so. Cosa abbiamo qui? Raccogli ghiande per sbloccare funzionalità speciali. Le ghiande marroni valgono un punto, quelle verdi valgono 5 punti. Le castagne valgono 20 punti, non fartele sfuggire, grazie. Fai 1000 punti per sbloccare il bonus di questo... Oh, la miseria. 1000 punti? Madonna mia. Che avete da dirmi voi? Ehi, hey, e tu cosa saresti esattamente? Non sembra un opossum. Guarda che coda pelosa! Siamo Ellie? Non mi fido di questo tipo. Lascia stare. Non ne vale la pena. Ehi, ah, beh, certo. Stai lontano da mia sorella o dovrai vedertela con me. Sì, 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 come no, come no. Vabbè, se 1000 punti ci servono, andiamo a cercare 1000 punti. Madonna mia, 1000 punti è... veramente tanto. Se poi devi prendere una ghianda una per una, cacchio. Tanto l'opzione migliore è continua a seguire la scia di ghiande. Poi ovvio che l'opzione secondaria migliore è esplora. Se esplori le ghiande le trovi. Come qualsiasi altro gioco che ti servono le monete, qualsiasi cosa nei videogiochi. Vedi una piccola sporgenza, salici. Che ti frega, tanto ci avrai perso cosa? 5 secondi in più? A meno che proprio non sia... incastrata in qualche, madonna mia, buco assurdo. Il peggio che ti può capitare è che tanto torni indietro. O a meno che non ti incastri da qualche parte, ti glitchi e non esci mai più. Quello è... questo... eh sì, è dove eravamo noi, perfetto. Però sono anche curioso di buttarmi di sotto, sai? Onestamente vorrei vedere. Ah, mi salva, grazie. Va bene, va... oh, tutto rispetto, ha soddisfatto la mia curiosità almeno. Questi sono i dettagli che adoro di questi giochi. Sono quei dettagli che una volta davvero ti facevano dire wow, incredibile. E ancora adesso me lo fanno fare. Ok, proseguiamo, entriamo qua dentro. Se ho un ricordo giusto, qua dovrebbe esserci il cambio di livello. Vado da un'altra parte. Scopri nuove aree della mappa con le buche d'uscita. Ah, questa è una buca d'uscita. Premi triangolo per infiltrarti, ok. Cioè, letteralmente è una porta per un'altra parte, punto. Ehi là, come stiamo? Prima di parlare con chiunque, vado in giro, prendo ghiande, mangio, sono contento. Questo che cos'è? Un seme? Che cosa fa il seme? Per attraversare una porta noce, devi trovare un certo numero di noci. Guardati attorno, non sono lontane. Ah, sono delle chiavi, ok. Porta noce poi. Puoi rompere certi oggetti solo con determinate mosse. Lastre di ghiaccio, rompile con un pestone. Come si fa il pestone? Ok. Doppio salto e poi quadrato, immagino, esatto. Ok, d'accordo, grazie. Che hai da dirmi? Così, patito delle ghiande, eh? Oh, a proposito.
È qua sotto. Presa. Grazie. Ok, non sembra esserci nient'altro. Oh, comunque soddisfacente fino ad ora. Non ho letteralmente nulla di negativo fino ad ora da dire. Certo, magari 1000 ghiande è un po' tanto, però ci manca ancora un'altra chiave. Dove la possiamo trovare? Cosa abbiamo qui? Puoi scalare molti muri con gli artigli, salta X per aggrapparti. Mentre stai salendo, premi X per scendere giù. D'accordo, ok, quindi dove vediamo le foglie possiamo arrampicarci. Ti ringrazio. La musica, oh, forse vuoi che era sempre lo stesso periodo PS2. Però mi ricorda molto quella di Willy Wonka. Mi ricorda quella del gioco di Willy Wonka. Allora, dove ti trovi? Ehi, tu! Di quel dente a sciabola. Spero che non sia affamato. Ah, intendi, ok. Pensavo qualcun altro. D'accordo, vediamo. Dove cacchio è? Un momento di lucidità. No, l'ho perso. Questa voce c'era anche nei giochi di Harry Potter della PS2. Stavo pensando chi ce l'aveva. Credo o Fred o Giorgio, addirittura entrambi. Puoi rompere molti oggetti per svelare il loro contenuto. Colpiscili con una mossa d'attacco per scoprire cosa contengono. D'accordo? Wata! Grazie. Oh, ma cacchio! Guarda anche solo il movimento della noce dopo che rompi il pezzo di ghiaccio. Guarda che non sono dettagli da poco. C'è davvero un sacco... Oh, sarò ripetitivo, ma c'è davvero un sacco di passione, si vede. Un sacco di lavoro. E quindi... Ah, si è aperta una nuova area. D'accordo. Questa? Ma... Ma no! Ma povero! Ma poverino! Ah, ok. Per un attimo, sai che mi stavo chiedendo cosa mi è servito. Pensavo mi avrebbe solo fatto vedere tipo la mappa. Onestamente, l'ho visto dopo il salto. Oh, però se non fossimo tornati non avrei visto questa ghiandina. D'accordo. D'accordo, allora, aspetta un attimo. Perché prima di avanzare avevo visto un'altra zona dove arrampicarci prima. Zona che si trova proprio lì. Eccoci qua, grazie. Oh, però cacchio, lamentati, lamentati, ma siamo già a 600 cavolo di noci. Vabbè che ne abbiamo trovate abbastanza da 20, però 20 punti comunque non sono tantissimi in confronto a 1000. D'accordo, dovrei aver preso tutto. Ah, i cinghialozzi, Oh, boia di... Ah, ma scusami, ma non era da dove siamo entrati noi, quella porta? Forse perché abbiamo trovato i pezzi della chiave e ci ha fatto andare da un'altra parte? Non lo so, vabbè. Vediamo. Lungo il cammino incontrerai numerosi personaggi ostili. Puoi rallentarli con la mossa d'attacco quadrato, ma alcuni personaggi sono più furbi di altri. Devi trovare il loro punto debole per fermarli. Ma intende solo fermarli nel senso momentaneo o fermarli letteralmente tipo ucciderli? Scusami, Ok, la mia vita quindi... Ok, credo sia solo momentaneo, sai? Credo che sia momentanea la cosa, quindi io per adesso continuo a menarli un attimo, poi almeno rimangono fermi. Ma in tutto ciò io come ricarico la mia vita e l'energia? Con un pocket coffee, certo. Mi sembra la scelta più giusta. Io intanto, grazie. Dai che siamo a 1000, dai che ci manca poco. Tu che cos'hai da dirmi? Alcuni muri che possono essere scalati sono scivolosi. Quando salti sopra usa il tasto azione per arrampicarti, ma non fermarti finché non arrivi in cima. Ok, o scivolerai di nuovo. Ma scusami, quindi... Ah, ok. Ah, ok, mi ci arrampico normalmente, però poi devo continuare a smesciare. Ok, tu stai giù per favore. C'è qualcosa qui? No, peccato, ci avevo messa io una ghianda, io ce l'avrei messa. Di qua c'è qualcosa? Non sembra. Se cado in acqua succede qualcosa? La corrente è troppo forte? Non lo so. Fa vedere? No, la corrente non c'è. Quello è un piranha. Oh cavolo. Nessuno aveva mai parlato
di piragna, dammi un secondo. Vai giù. Non vedo. Ok, ho preso la ghiandina e i piragna stanno per prendere il mio gran bel culetto. Dunque, abbiamo capito. I dandi leone quindi mi ridanno l'energia. Raccogli i petali per recuperare salute. Cerca lungo il cammino le piante della salute. Se li colpisci lasceranno cadere dei petali. Ma posso farlo... Ah, ok. Però mi rimangono qui, giusto? Ma dite che respawnano, scompare. Boh, non lo so, comunque. Ehi là. Mi stai seguendo? Ascolta, entro in questa caverna per avere un po' di pace. Seguimi là dentro e te ne pentirai. Ma povero. Ci sono delle noci in queste caverne, ma sia chiaro. Prova a raccoglierle e ti sentirò. Ci sono così tanti cespugli fruscianti che non potrai intrufolarti senza che io ti senta. E io entro lo stesso. Insomma, fai attenzione, non fare rumore. Fingiti morto. Inganna Diego fingendoti morto quando ti cerca. Premi X per fingerti morto e prende tutte le ghiande. Stai lontano dai cespugli, loro fruscio e avviserà Diego. E come faccio a fingermi morto? Ma è qui nella zona, quindi? Ok, è proprio la zona in cui posso fingermi morto. Ah, ok, devo proprio... Ok, io vado... Ok, vado con le freccette, non con l'analogico. Perché è più facile evitare le piante in questo modo. Diego, mi fai passare, per favore? Dai, non girarti. Dai, mi manca un minuto. Mi manca un minuto, fammi arrivare... alla ghianda con calma. Evitiamo le piante. Dai che me ne mancano. No! Madonna mia. Meno male che mi sono rialzato. Nel momento in cui lui si è girato. Meno male. Dai che ci siamo. Che poi alla fine non è che cambia nulla. Ti ferma momentaneamente e ti fa perdere un attimo di tempo. Ma niente più niente meno. Vorrei essere felice quanto Scrat a recuperare delle ghiande. Occhio al ritratto di Scrat nell'angolo in alto. A volte cambia aspetto e ti dà dei consigli sugli oggetti vicini. Ma va davvero? Chi l'avrebbe notato? Iniziamo a scendere. Cosa c'è qui? Ah, grazie. Dunque, dove sarà la mia ghianda suprema? E soprattutto, guarda, lo immaginavo. Ah, ma io i miei petali posso recuperarli. Posso recuperarli quando mi colpiscono. E il problema è... è riuscire a colpire loro. Non sono così facili da prendere. Chissà cosa c'è qua dentro, eh. Lo vedo che cambia espressione. Non credo sia il cristallo, vero? Vabbè, vediamo che cosa da dire. Stavo dicendo, cos'è quel mostro? Per scoprire alcuni oggetti nascosti devi fiutarli. Fiutali tremendo premendo L1. Per trovare un oggetto segui l'ascia D. Ok, ma non c'è nulla lì. Premi di nuovo L1 per scoprirlo. Ma tu la vedi la scia? Ah. Scusami? Ti dispiace? A parte che quanto sei grosso. Ah, trovato. Perfetto. Ok. Tra l'altro, ho il dubbio che io là sopra non ci potevo salire, vero? E oh, invece sì. Allora, o ho tagliato un pezzo e già sono salito dove non dovevo. Esatto, che è molto... è molto probabile. Però, scusami, questa luce incredibilmente divina mi ha attratto.
Mi dà fastidio più che altro che i nemici non crepino. Quella è una cosa che mi dà fastidio. Vai. No. Ecco fatto. Vabbè, il petalo lo lascio lì, dai, non mi serve. No, ho sbagliato, scusami. Ecco fatto, grazie. Ok, ha cambiato di nuovo espressione, però probabilmente stava indicando quello che già avevamo visto. Non vedo la telecamera. Oh, aspetta, di qua si prosegue, perfetto. Cosa c'è da questa parte? Per scoprire alcuni oggetti nascosti devi fiutarli. Ma non è la stessa roba di prima? Ok, vabbè, mi ha detto due volte lo stesso consiglio, quindi d'accordo. Ma sai che quasi quasi è più facile a sto punto letteralmente evitarli i nemici piuttosto che combatterli. Ok, dobbiamo trovare altre due chiavi. Proviamo ad avanzare da questa parte. Allora... So che cos'è perché segue video di Barba Scura, ma non mi ricordo adesso il nome. Dovrebbe essere il Megalonix, qualcosa del genere. Non parlo. Sto mangiando. Non crederai mai quanto di questo cibo devo mangiare per non perdere troppe energie. Tantissimo. Cosa succede se non mangio abbastanza? Beh, divento così stanco e affamato che non riesco a muovermi. E tutto questo è servito a... Cos'è? Una ciliegia? La ciliegia cosa mi fa? Scusami. Raccogli la frutta per riempirla. Ah, ok. Per un attacco speciale premi R2. Provaci mentre salti per eseguire un attacco rotolando. E a cosa mi è servito fare un attacco rotolato? Comunque ci manca una chiave. Eccolo. Vediamo se è qua dentro. Perfetto, trovata. Ecco qua. No, dove è andata? Grazie. La telecamera. Anche perché mi mancano ormai poche ghiande per sbloccare la sezione speciale.